sono due visioni del mondo completamente diverse. Magari in Lussemburgo c'è questa esigenza, in Italia sentiamo l'esigenza di aiutare i nostri figli a fare degli altri figli, non ad avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che noi non facciamo più. Quindi siamo assolutamente disponibili a dialogare con tutti. Lea. Siamo. Io rispondo pacatamente al suo punto di vista, che non è mio. Se in Lussemburgo avete bisogno di nuova immigrazione, io in Italia preferisco aiutare gli italiani a tornare a fare. Io non l'ho interrotta cortesemente, se lei mi lasciasse finire. Io non l'ho. Lussemburgo, la vie di dizze di milioni di italiani. Io non l'ho interrotta. Con migrants che ho travaillé a Lussemburgo. Pour que vous, en Italie, vous avez l'argent pour payer pour vos enfants. Merde alors. Ciao. Ecco. La buona educazione prevede di lasciar finire un intervento. Evidentemente non ovunque è intesa nella stessa maniera. Molto pacatamente intendo lavorare per risolvere i problemi e ridurre i numeri di morti, perché più persone partono, più persone muoiono. Come diceva il collega libico, i trafficanti di esseri umani reinvestono i loro proventi in droga e armi, che poi arrivano in Europa. Io sono stufo di finanziare il traffico di droga e il traffico di armi, che poi a sbocco nei paesi europei. Quest'anno in Italia, grazie alle nostre politiche, ad oggi gli sbarchi si sono ridotti dai 100.000 dell'anno scorso ai 20.000 di quest'anno, e io voglio veramente, se lo farà l'Unione Europea, bene, altrimenti come governo italiano ci stiamo già lavorando per avere accordi di sviluppo e crescita con i paesi di provenienza di questi ragazzi.